signori, il maestro Giovanni Allevi. L'applauso del pubblico. Ciao Giovanni. Grazie, grazie per essere intervenuto. Buonasera. Per averci dato la possibilità anche di conoscerti e di ascoltare la tua musica. Vabbè, io vorrei farti conoscere al pubblico per quella che è la tua carriera eccezionale. Ti sei diplomato tu in pianoforte al Conservatorio di Perugia, invece al Conservatorio di Milano, Giuseppe Verdi, sei diplomato in composizione. E, tra l'altro, pensate, è pure laureato in filosofia con una tesi. Questo è il bello del genio, no? Genio e sregolatezza. Sì, sì, sì. Con una tesi che si intitola Il vuoto nella fisica contemporanea. Ecco il vuoto appunto della fisica. Allora, c'è qualche critico che addirittura ha paragonato la tua musica a quella di Keith Jarrett e Michael Nyman. Non so chi sono. Tanti cervelli in fuga, solo tu sei rimasto qua, però. Invece un critico dice che, qui andiamo sulle note dolenti, la tua musica è banale. Banale, una musica d'ascensore, d'aeroporto. Non ti fanno niente queste critiche, cosa dici? Io dico, non mi hai fatto niente, faccia di serpente. Sì, non mi fanno male. Faccia di maiale. Vabbè, senti, allora a questo punto io dico che avrei veramente... Io sono sempre un po' ansioso, ho questi attacchi. Sì, infatti, lo so che tu hai avuto degli attacchi di panico. Specialmente all'inizio della mia carriera. Una volta addirittura sono stato in ospedale. Ma è una cosa drammatica, non è che... Però vabbè, adesso è una cosa superata, che tu sì. hai superato brillantemente. Sì. Beh, io di questo... di questo sono felice, Giovanni. Avrei milioni di domande da farti, guarda, ma è meglio evitare perché... Suona che è meglio. Suona che è meglio. Come si intitola questa composizione? Variazioni acquatiche notturne. Giovanni Allevi, grazie!